Io penso che la terapia principale è la curiosità. Curiosità di scoprire se stessi, scoprire gli altri o il partner. Perché spesso in questo periodo che la donna vive anche un ritorno alle curiosità, quindi attraverso le proprie fantasie, attraverso il proprio immaginario, a nuovi sogni. Una cosa vorrei però sottolineare qui, enfatizzare, che il supporto farmacologico o comunque con delle sostanze rappresenta un momento di integrazione importante. Bisognerebbe anche capire se, lo ripeto spesso, il partner ha una qualche disfunzione che possa incidere negativamente sul desiderio della donna. Quindi, come possiamo capire, è un intervento parecchio integrato. Senza tralasciare nulla, perché qualsiasi virgola fuori posto può alterare il desiderio.